Ciao a tutti, questo è l'ultimo mio programma uscito pochissimi giorni fa. Metodissimo Nazionale 2023. Chi ha una versione vecchia del lotto nazionale è meglio che lo aggiorni, mi contatti su WhatsApp per ottenere questa ultima nuova versione. È molto molto efficace, un nuovo sistema di ricerca, un nuovo algoritmo basato su alberi binari, è una cosa veramente molto molto bella, molto efficace. Vi faccio vedere. Quando si accede alla videata di ricerca si ha questo pannello, quindi un solo pronostico perché parliamo di ruota nazionale, due numeri base che sono per ambata e ambo, per l'ambata molto molto efficace, e poi ci sono due sistemini per ambo e terno. Vi faccio vedere, questo è l'ultimo pronostico in rosso, perché i pronostici avranno una segnalazione quando sono in rosso, questo all'85%, vuol dire che sono più importanti. Ok, questo era l'ultimo segnalato in rosso, il 25 marzo. Andiamo a vedere che cosa è successo. Al primo colpo ha preso l'ambata. Ok, ma uno dice, lo lascio poi. Diciamo che si potrebbe pure abbandonare dopo, perché infatti vedete l'ho scritto qui. La sortita dell'ambata termina il gioco. Però se uno non ha altro da giocare, perché non ci sono magari nuovi pronostici segnalati in rosso, può portarlo avanti, ovviamente, tanto sono numeri, ragazzi, possono sortire ancora. Infatti vediamo, al secondo colpo uscito l'ambo 6 e 5, ne sono usciti addirittura 3 di numeri, 3 di numeri, e si è incolonnato, diciamo, l'ambo 6 e 5 qui. Cliccando questi bottoni accanto a questi pronostici, per esempio questo sistemino 2, vedete che 6 e 5 ci ha dato l'ambo in terzina. Giocando solo le terzine, okay. Lambo in terzina. Bene, questo è il programma che si chiama Metodissimo Nazionale 2023. Nuovi pronostici, basta cliccare ultima, nuovo pronostico, questo bottone, e si ottiene un nuovo pronostico oggi segnalato in rosso per l'estrazione di stasera, martedì, e poi per continuare. Ciao a tutti, grazie per l'attenzione, sotto trovate il link per ottenere il programma, sopra trovate il mio numero WhatsApp. Ciao a tutti, grazie.